Amici di Super J, buongiorno, ben svegliati. Eccoci qui con una nuova rassegna stampa. Oggi mercoledì 14 marzo, siamo in pratica a meno di una settimana dall'inizio della primavera. L'equinozio di primavera è in programma per martedì 20 marzo alle 16:15. Dunque ci lasceremo alle spalle un inverno che è stato anche per certi aspetti controverso, mite nella prima parte, ma freddo soprattutto nell'ultima parte. Detto questo, vi ricordo che nella seconda parte di prima mattina avremo con noi Marco Verticelli, presidente dell'ente porto di Giulianova, e con lui chiaramente ci faremo una bella chiacchierata per quanto riguarda le strutture portuali, soprattutto per ciò che concerne il molo nuovo, il braccio nord che resta incompiuto. Ci faremo spiegare quali saranno le strategie per arrivare al completamento di questa importante opera che riguarda la struttura portuale di Giulianova. Il buongiorno arriva anche da Cristian De Luca, questa mattina in regia per la messa in onda. E come tutte le mattine andremo a sfogliare le pagine del quotidiano, il centro e della città. Iniziamo proprio dal centro, ecco qui il titolo principale: rischio stangata per il comune Teramo, contenzioso che dura da 50 anni, l'ente cerca di pagare la metà di 1,5 milioni di euro. Ovviamente troveremo all'interno la notizia. Poi un episodio increscioso, gravissimo, l'aggressione al sindaco Daniele Palumbi di Torricella, aggredito con sassate e pugni. Il delitto di Giulianova, la difesa dei Santoleri prepara il ricorso, l'inchiesta in Val Vibrata, assicurazioni truffate con finte residenze. La fotonotizia riguarda la storica associazione teramana, la Corale Verdi, che festeggia i 70 anni, ma zero aiuti per l'associazione. E la crisi in regione, Gerosolimo e Di Matteo, i due assessori sfidano D'Alfonso perché hanno annunciato le dimissioni. E poi l'Abruzzo, diritti negati, 2000 universitari senza borsa di studio. Andiamo all'interno del quotidiano Il Centro, parliamo di occupazione, quindi di lavoro. Occupazione, l'Abruzzo guadagna 6000 posti nel 2017, ma per l'80% sono a tempo. I segnali di ripresa ci sono soprattutto nel pescarese, ma i contratti sono per lo più a termine, i salari bassi. L'economista Mauro: c'è un reale problema di innovazione, reggono le grandi imprese, dice l'economista, ma lo sviluppo si fa incidendo sulle piccole imprese. Poi le piccole imprese che in qualche modo hanno risentito di più della crisi economica. Dagli anni pre-crisi mancano all'appello 20.000 posizioni, soprattutto nel settore dell'industria. De Cecco Junior punta sui vini d'altura, il giovane Adolfo rileva e rilancia i vigneti e la cantina Gentile di Ofena. Gli impianti storici e quelli nuovi insistono su terreni dai 400 agli 800 metri sul livello del mare. Sarà interessante, insomma, portare avanti questo target di vini. Lavoro ancora, i sindacati critici: crescono solo i contratti a termine, ma l'assessore Paolucci ribadisce: dal nostro arrivo in regione sono stati recuperati 41.000 posti. Sono numeri comunque importanti. Da maggio con Volotea Pescara Catania più vicine. Come vedete, si cerca anche di rilanciare o comunque di valorizzare ulteriormente l'aeroporto d'Abruzzo. Andiamo avanti con le notizie. Ancora l'Abruzzo, università, scoppia la protesta: niente borse di studio a 2000 studenti, ne hanno diritto ma i soldi della regione non bastano. All'Aquila sit-in davanti a Palazzo Silone dei giovani UDU è a 360 gradi. Il processo di Bussi può slittare dopo l'estate, la Cassazione rinvia, conferma il rinvio appunto della sentenza. Poi, tornando sempre alle questioni che riguardano l'università, lavoriamo per raddoppiare le risorse. Questa è la replica di Marina Sclocco. Magistrati, avvocati, dirigenti, ecco il comitato dei garanti nel Consiglio regionale. E poi, crisi vera o solo tattica? Si chiede appunto Il Centro. La sfida Gerosolimo Di Matteo, i due assessori annunciano l'uscita dalla giunta. D'Alfonso: queste non sono dimissioni. Gli architetti abruzzesi discutono sul futuro della città in attesa del congresso nazionale. E siamo a Teramo.
un contenzioso lungo 50 anni. Piazza Sant'Anna, l'esproprio sbanca le casse del comune. L'ente è stato condannato a versare 1,5 milioni per l'area acquistata nel lontano 1968. Il valore iniziale era di 39.000 euro. Trattative in corso con gli ex proprietari per sborsarne 700.000. Vedete, insomma, poi alla fine converrebbe sempre chiudere prima le operazioni su le varie operazioni di esproprio, appunto, e il comune se la sarebbe cavata con, all'epoca sarebbero stati circa 80.000 euro più o meno, e invece adesso i soldi sono molti di più. Multe agli ex vertici dell'ASL, l'ente ricorre in appello per il centro di fecondazione, l'amministrazione non intende accollarsi le spese processuali. Truffatore seriale colleziona 10 inchieste, Teramano accusato di colpi in 6 province, si faceva pagare online, auto e vestiti mai inviati. Il centro glaucoma arriva a 1700 pazienti, nuova iniziativa di prevenzione, venerdì e sabato i medici dell'oculistica del Mazzini misurano la pressione agli occhi. Il primario Troiano sottolinea che un malato su due non sa di esserlo, in quanto all'inizio si tratta di una patologia asintomatica, ma basta una visita per diagnosticarla. In consiglio la provincia dice no all'aumento dei pedaggi, e poi Teatro Romano, servono altri studi sul sito, solo dopo sarà possibile cambiare il progetto, la definitiva approvazione toccherà alla nuova giunta. E la polemica sul ponte sul Vomano, l'altezza di Castellalto, nuovo ponte sul Vomano, appunto, botta e risposta tra Rita e Torre Vincenzo Di Marco, l'ex consigliera provinciale, fondi trovati da me, il sindaco, il centrodestra, voleva un'opera irrealizzabile. L'alleanza civica traballa sul candidato sindaco, siamo sempre a Teramo, ricordiamo insomma le dimissioni di Brucchi, il commissariamento del comune di Teramo, e quindi è chiaro che le varie forze politiche devono trovare adesso una soluzione, un'intesa, soprattutto all'interno del centro-sinistra, per presentare un candidato spendibile. La coalizione delle 5 liste alternative agli schieramenti tradizionali non trova l'accordo sulla designazione tra D'Alberto, Cavallari e Marroni. Dopo le politiche il PD fa l'analisi della sconfitta, ma Minosse resta al suo posto. Brucchi e Gatti in lotta per Forza Italia, l'ex sindaco e il consigliere regionale si contendono il simbolo del partito per le elezioni in città. L'incontro, il dirigente regionale della Polstrada ricevuto dal prefetto, e poi venerdì al BIM, formazione sul codice per l'amministrazione digitale. Sindaco preso a pugni e sassate, a Torricella un uomo aggredisce il primo cittadino e viene denunciato per lesioni. La Verdi è senza soldi ma non rinuncia a celebrare i 70 anni. Il 16 e il 24 in città due concerti con interpreti di spessore organizzati dalla Corale, fondata nel 1948 da Vetuschi, il presidente di Dalmazio, Italo Di Dalmazio. Solo la fondazione ci finanzia con 8.000 euro, ma faremo le nostre consuete rassegne. La regione ha tanti fondi e non ci aiuta. Un applauso per l'addio a Spinozzi, l'imprenditore morto a 72 anni, ieri funerali e chiesa Stracolma, Villa Mosca, appunto, per il funerale del costruttore. Siamo adesso sempre nella pagina di Teramo, l'area provinciale, però parliamo del delitto di Renata Rapposelli, la pittrice di Giulianova, telecamere e intercettazioni al riesame. La difesa di Giuseppe Simone Santoleri prepara il ricorso contro gli arresti, l'avvocato Reitano, ricostruzione unilaterale. 6 giovani intossicati dall'alcol e un guidatore trovato ubriaco, il bilancio dei 100 giorni. Poi la strada per i prati si abbassa a causa di piogge e disgelo. Ricostruzione, poche istanze, il direttore dell'ufficio speciale scrive a tecnici e sindaci e ricorda le scadenze. Si tratta dell'ingegner Marcello D'Alberto, che era il tecnico tra l'altro al comune di Pineto. La Val Vibrata, finte residenze, assicurazioni truffate, denunciati in 80, vivevano nel napoletano ma per pagare di meno le polizze facevano risultare centri della Vibrata. L'indagine è scattata dopo la segnalazione di alcuni incidenti stradali avvenuti in Campania. Incidente ad Ancarano, si ribalta con l'auto, ferito un anziano.
strade, la Val Vibrata reclama più soldi, incontro teso in provincia tra i sindaci, il presidente Di Sabatino e il delegato Scarpantonio. I 15 milioni stanziati dalla regione per rifare gli asfalti non bastano a coprire tutte le necessità. Ponte Stregone, quasi ultimata la nuova carreggiata. Civitella, lavori alla fase conclusiva. Pienone invece a Ponzano per la serata di Toni Esposito. Ancora la pagina Val Vibrata, ma siamo sulla costa. Recupero dell'ex cinema Ambra, è partita la ricerca dei fondi. Martinsicuro, approvata la delibera che prende atto del progetto vincitore del concorso di idee. Servono 3 milioni di euro necessari anche a riqualificare la centrale Piazza Cavour. A Martinsicuro, supermercati rapinati, 3 arresti, blitz della polizia nella vicina Porto d'Ascoli, sono quelli del colpo a Martinsicuro. Alba Adriatica verso il voto, si muovono solo le civiche, i partiti restano nel caos. E poi a Tortoreto, in arrivo l'anticipo della tassa sui rifiuti, confermata la prima rata visto che non è stato possibile eliminare i rincari nel 2017. Di Matteo, negli ultimi 9 anni nessun controllo sulla differenziata, ora bisogna introdurre degli incentivi. E siamo a Giulianova, PD. Domani la riunione che può innescare la crisi. C'è perplessità tra i Dem sulle risposte ricevute lunedì da Mastromauro. Vasanella, per averle abbiamo dovuto fermare l'azione amministrativa. E poi articolo 1, MDP tace, aspettiamo, tocca a loro decidere cosa fare. Chiaro che c'è una sorta quasi di passo indietro da parte del Partito Democratico, comunque di chiarezza. Molto dipenderà adesso dal bilancio, se i PD, gli esponenti del PD, quindi i Dem, si presenteranno a questo incontro della giunta per approvare il bilancio. Si saprà se ci sarà la crisi o meno, se Mastromauro potrà continuare a governare oppure dovrà in pratica rassegnare le dimissioni, perché il bilancio deve essere approvato prima in giunta e se mancano però gli assessori del PD non potrà essere approvato. Protesta in ospedale, esami solo tra 9 mesi e io mi incateno, mia madre è anziana, non può attendere e non posso permettermi di andare a pagamento. I 5 Stelle, chiude rianimazione, l'ASL è falso, sono lavori, ristrutturazione del reparto, ce ne siamo occupati anche noi. E poi un gioco del Parco Franchi usato per un festino alcolico. Guardate qui, ecco qua, davvero i soliti imbecilli. A Roseto, Borsacchio, stop al cemento e via al recupero dei casolari. Il piano di assetto della riserva punta anche sul ripristino dei sentieri e su attività ricettive. Il sindaco sarà portato in consiglio per l'adozione, ma prima faremo un incontro con tutti. Villa Comunale, liquidato il primo stato di avanzamento dei lavori. Via Colombo, parcheggio invaso dal fango, l'erba è scomparsa da molti stalli, ma Tacchetti annuncia che presto partirà la manutenzione. Al Moretti un dibattito sull'acqua, in programma sabato prossimo. Arena Quattro Palme, lavori in vista su spogliatoi e area tribune. Siamo ora nella pagina Atri Pineto Silvi, Atri al voto, nasce la casa dei moderati, centrodestra diviso in 3, il movimento di italiani e di Giacinto si aggiunge a quello di Marcone e alla lista di Ferretti. Studenti dello Zoli nella giuria del premio letterario Croce e poi Pineto in TV, spot di Ponzio nel gioco di Bonolis. Ecco l'associazione per valorizzare Silvi, creata da operatori commerciali e cittadini, punta a promuovere iniziative di turismo sostenibile. Leggiamo le notizie che arrivano dagli altri territori. A Montesilvano, fototrappole per chi passa col rosso, altri 6 occhi elettronici saranno collocati su altrettanti incroci pericolosi della città. Per l'estate una ZTL antiprostituzione. Omicidio neri. I RIS cercano le tracce dei killer sulla 500. I carabinieri hanno esaminato l'auto di Alessandro ritrovata in via Mazzini, sotto Torchio, chi conosceva bene il 28enne che è stato freddato con dei colpi di pistola. Un'inchiesta, diciamo, anche non facile. Finto postino rapina 70 Rolex in gioielleria. Via Battisti, bandito camuffato a Pescara si fa aprire la porta e fa entrare un complice, le commesse di seta minacciate con la pistola. Chieti, 3 coltellate per un debito di 50 euro. Cena in casa finisce nel sangue, donna colpisce al fegato l'amico intervenuto per sedare la lite, arrestata, lui invece è grave.
Lo scomparso di Guardia Grele. Benito, un anno trascorso nel mistero, domani la ricorrenza della sparizione dell'83enne, la figlia Rosanna. Questo silenzio fa paura, le ricerche devono ripartire. A Vasto, videosorveglianza contestata, telecamere, dubbi sul funzionamento, polemica sulle immagini mancanti. Dopo l'ennesimo raid in centro, il sindaco Menna, l'impianto del comune è attivo. L'Aquila, ritrovate le opere rubate dopo il sisma. E andiamo a Sulmona, altri 50 alunni senza vaccinazione, il problema Novax, sono delle elementari e medie che non hanno la certificazione, un bambino della materna è stato rimandato a casa. Andiamo subito a sfogliare le pagine sportive del quotidiano Il Centro. Ieri ancora una sconfitta per il Pescara in casa contro il Carpi, rivoluzione Pescara ma è un altro fiasco. Epifani cambia 7 titolari e vara il 5-3-2, il Carpi fa il colpo con Sabbione, squadra in confusione e impaurita, appena 3 punti sulla zona playout. Balzano mastica amaro, eppure la reazione della squadra c'è stata, ma certamente la situazione del Pescara è preoccupante. Si spegne anche la luce di Brugman, male gli esterni Fiamozzi e Balzano, segnali incoraggianti da Mancuso, schierato come seconda punta nella ripresa. Epifani, ci è mancato un pizzico di fortuna. Il Teramo, speranza con il 3-4-3, difesa più sicura, ora tocca le punte. Il capitano, dobbiamo aiutarle a ritrovare la via del gol, l'Albino Leffe non vince da 2 mesi, serve una grande prova. L'Aquila, ora il comune cerca nuovi soci, in Serie D la squadra torna ad allenarsi, l'amministratore pensa di convocare una nuova assemblea. E poi dilettanti, rinvio per il Giulianova, oggi recuperi, il complice il rinvio di una settimana dell'annunciata sfida di Coppa Italia con i laziali dell'Uni Pomezia. La gara originariamente prevista per oggi è stata posticipata a mercoledì 21 marzo dalla Lega Nazionale di Serie D, che ha fissato il ritorno fissato al 4 aprile al Fadini. Tra l'altro il Giulianova approfitterà anche della sosta, si giocherà domenica prossima, poi ci saranno 2 domeniche di stop. I bomber dei dilettanti, il personaggio del Pecchio, una certezza, cerco il gol numero 300. La pallavolo, la Sieco stasera ad Aversa per blindare la salvezza, il recupero potrebbe sancire la matematica permanenza in Serie A2 con Banks, 8 vittorie su 10 gare, all'orizzonte la riforma dei campionati. E poi campionati di sci, Carolli è la nuova reginetta delle nevi. Un'ultima notizia, calcio a 5, Tombesina 2 da protagonista, il presidente dopo la festa promozione avanti nel segno della continuità per stupire di nuovo, parliamo della formazione di Ortona. Bene, è tutto per quanto riguarda il quotidiano Il Centro, andiamo adesso a sfogliare le pagine della città. Eccoci qua, D'Alfonso perde 2 assessori, Di Matteo e Gerosolimo si dimettono e chiedono di azzerare la giunta, il PD proposta irricevibile. Poi c'è anche la nostra collega Dorotea Mazzetta in prima pagina. Dorotea Mazzetta, e se Mister X fosse invece una Miss Y? Si parla di candidati sindaco a Teramo, chissà. Ce lo faremo dire dalla stessa Dorotea. Solita storia sulla chiusura dei reparti, la ASL smentisce i 5 Stelle sulla rianimazione giuliese, e poi comune e regione, convergenze elettorali tra Gatti e Lega. Viabilità, cede la strada per i prati, la provincia chiede aiuto ai comuni sulle priorità. Abruzzo, 2 assessori danno la spallata ad Alfonso, Donato Di Matteo e Andrea Gerosolimo si dimettono e chiedono l'azzeramento della giunta regionale. È chiaro che si tratta di schermaglie in vista delle elezioni in regione. I motivi: abbiamo il dovere morale di riconoscere lo scollamento tra noi e gran parte dei cittadini abruzzesi. Ambiente, il Consiglio di Stato sblocca le ricerche per l'air gun nell'Adriatico, bocciati i ricorsi presentati dalla Regione Abruzzo contro il Ministero e contro la società Spectrum Geo LFDB. Mister X potrebbe essere invece una Miss Y, il nome della giornalista Dorotea Mazzetta, spendibile per una candidatura a sindaco appoggiata anche dai gattiani, diremmo soprattutto dai gattiani. Fratelli d'Italia, Morra possibilista su una candidatura rosa, no a veti e divisioni, centrodestra unito verso le urne. Cavallari piace ai non petalosi, diaspora trancrediana, percorsi in ordine sparso. E poi convergenze elettorali tra Gatti e Lega, dialogo aperto sulle amministrative, ma c'è chi scommette anche sulla corsa alla carica di governatore. 3 indizi, 3, il rapporto con Canzio, il magro risultato di Forza Italia su Teramo e i voti della Lega nei comuni gattiani, le proposte alle politiche.
In Abruzzo cresce solo il lavoro precario. Dati Istat quarto trimestre 2017, la CGIL impallina il Jobs Act per... chiedo scusa, per la regione risultati positivi e trend in crescita. Dalmazio di Dalmazio, associazioni in difficoltà, settore cultura abbandonato, ne richiamiamo, eccoci qua. Teatro Romano, la copertura è spuntata dopo il voto, non era prevista nello studio di fattibilità del 2010, è comparsa nel progetto preliminare del 2016, eccoci qua, vediamo anche le foto che propone la città. L'ufficio ricostruzione striglia sindaci e tecnici per il direttore D'Alberto, le istanze per i contributi dell'EBI non corrispondono ai danni subiti del cratere. Il 31 marzo è il termine previsto per compilare e presentare le schede A ed S sui danni leggeri nei vari settori B. Provincia, i ritardi del ponte causati dal centrodestra, Di Marco e Del Papa rispondono alla Ettore, per anni hanno portato avanti un'idea irrealizzabile. Senso unico alternato, cede un tratto della provinciale tra Pietracamela e i Prati di Tivo. Strada dei parchi, il Consiglio provinciale approva la mozione contro il caro pedaggi. I sindaci chiedono la convocazione di un tavolo istituzionale per ridefinire la concessione al gestore. Poi la provincia chiede aiuto ai sindaci vibratiani, vertice per individuare le priorità, intanto crescono le segnalazioni da parte dei cittadini esasperati. Corropoli, il santuario mariano del Sabato Santo, riapre il 25 marzo. Nuova bomba ecologica alla discarica Ficcadenti, il comitato cittadino di Sant'Omero denuncia la mancanza di sicurezza e l'inquinamento. Giulianova Mociano, sospese le strisce blu in Viale Orsini, notizia stravecchia tra l'altro, perché le strisce blu, i parcheggi a pagamento su Viale Orsini sono sospesi ormai da mesi. La Giulianova Patrimonio disattiva le colonnine lungo tutto il lato est. Nuovi stalli, il mancato incasso dovrebbe essere compensato dalle strisce blu estive in Via Nazario Sauro. Volontariato, corsi antincendio organizzati dalla Protezione Civile di Giulianova, poi bottiglie e cartacce nelle casette del Parco Franchi, notizia che abbiamo letto anche sul quotidiano Il Centro. Chiusura dei reparti è sempre la solita storia, Fagnano smentisce l'allarme sull'ospedale di Giulianova, lavori di riqualificazione per salvare rianimazione. Poi ancora Giulianova, Mastroserio ospite sabato sera alla Sala Trevisan. Ginoble tira le orecchie al PD rosetano, l'ex onorevole Punzecchi e i compagni per gli abbracci con Luciano D'Alfonso, era nell'aria questa situazione. Il direttivo convocato per lunedì è servito per fare il punto della situazione dopo la debacle del voto del 4 marzo. Roseto Pineto, Atri Silvi, in Atri nasce il gruppo dei due ex assessori, Italiani di Giacinto si schierano contro il candidato Ferretti. A Pineto l'azienda Ponzio, protagonista nel programma TV di Paolo Bonolis. A Roseto Adriano De Luca ricicla le proposte di LeU, Rosaria Ciancaglione critica il consigliere comunale sulle richieste per i parcheggi. La pagina della cultura, Zenobia, l'ultima regina d'Oriente, Braccesi al Media Museum con la storia di una donna che ha segnato la cultura occidentale. Andiamo velocemente alla pagina sportiva, eccoci qua, Speranza vede il bicchiere mezzo pieno, il capitano del Teramo promuove il pari col Sant'Arcangelo, per un difensore è un piacere non subire gol, tra l'altro un punto importante perché muove la classifica. I bergamaschi sono in serie negativa, il Diavolo non vince tra le mura amiche dal dicembre 2017, ancora fuori causa Panico che potrebbe tornare a disposizione contro la Triestina. L'omaggio ai calciatori del passato alla società chiamata Motom, il sodalizio nacque nel 1958 e dal 1963 in poi divenne GS Interamnia, accogliendo alcuni dirigenti usciti dalla S Teramo. E poi la pagina dedicata al CSI, calcio a 7, tanti pareggi nel girone B, sulla costa terminano con il segno X i due scontri diretti decisivi nella corsa verso i playoff. E poi il basket, primo successo stagionale per l'Olimpia Mociano CSI. Bene, è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di questo mercoledì 14 marzo. Noi ci fermiamo un attimo, un po' di pubblicità, poi quando torneremo parleremo con Marco Verticelli, presidente dell'Ente Porto, parleremo appunto del porto di Giulianova e di tante altre iniziative, soprattutto in vista della prossima stagione estiva. Tra poco.